questa storia si svolga all'interno del luogo di lavoro, secondo me è molto interessante, perché anche rispetto a quello che poi è accaduto molto tempo dopo che si è generata l'idea di questo film, riporta un po', secondo me, il tema alla necessità che abbiamo, cioè di fare pulizia all'interno del mondo del lavoro, perché questa ragazza, anche quando si confronta con il suo compagno, ha solo desiderio di lavorare e non ha intenzione di accettare dei compromessi per farlo, perché è arrivata per fare una sostituzione estiva, un piccolo chiaramente stipendio, vuole mantenere la sua famiglia, vuole da qualche parte mantenere per se stessa un'indipendenza, e questo credo che sia legittimo per una donna oggi, e credo che sia una delle battaglie che le donne affrontano quotidianamente, quelle dell'indipendenza, è un processo culturale di cambio anche di costume della donna, ed è all'interno di questo mondo che poi si genera da qualche parte la storia coraggiosa, folle, determinata e vincente di questa giovane donna. Io non mi sono mai scontrata con una realtà del genere, l'ho sentita raccontare anche in maniera emotivamente molto coinvolgente da altre persone, quindi non parlo per mia esperienza e non posso quindi in nessun modo essere forse un testimone attendibile. Però è molto attendibile chiaramente la ricerca Istat che è alla base di questa storia, quindi al di là che... Segnalo che è a pagina 5. A pagina 5. Così ce l'avete. Al di là del fatto che sia o non sia capitato, credo che per una donna sia interessante da qualche parte costruire un percorso culturale, come giustamente dicevi, a partire dalle scuole, ma io direi anche a partire dalle mamme che educano i bambini e le bambine che poi vanno all'asilo e poi dopo nelle scuole, a che la cosa che mi preme di più e che mi avvicina di più a Nina è proprio a bonificare i luoghi di lavoro, perché i luoghi di lavoro devono essere il luogo della nostra realizzazione, devono essere scevri da frustrazioni, aggressioni, abusi psicologici. Prima lo diceva Laura, l'abuso psicologico è qualcosa di sottile ma qualcosa di molto doloroso, perché proprio attiene alla sfera dei propri valori, cioè attiene alla persona che sei, e quindi adesso non so quale sarà il percorso pensato da distributori e produttori anche nel merito delle scuole, ma perché no? Sono contenta che si sia fatta luce su gli effetti collaterali del potere, mi piacerebbe chiamarli, e credo che sia determinante esprimere dei leader che siano politici, chiaramente ogni riferimento a quello che avverrà tra un paio di giorni è casuale, che siano direttori di grandi aziende, che siano primari di ospedale, è necessario esprimere dei leader persone autentiche che non portino le loro problematiche, le loro psicosi nel luogo di lavoro, perché il potere determina sicuramente dei diritti ma anche un pacchetto molto più grande di doveri, e forse noi ci siamo dimenticati che alle carriere, ai luoghi appunto di esercizio del potere corrisponde un'altrettanta grande responsabilità.